Salve a tutti, io sono Marco Di Battista e oggi avrò il piacere di dimostrarvi come si fa a fare una saldatura con i tubi in polipropilene, che sarebbero questi tubi qua. Allora, in commercio ne troviamo di molteplici colori e di molteplici dimensioni. Io oggi vi farò l'esempio con il tubo del 20 mm. Per quanto riguarda gli impianti civili di casa, si usano i tubi che vanno da 16 mm a 25 solitamente, quindi 16, 20 e 25 sono quelli comunemente utilizzati. Poi negli impianti industriali chiaramente vengono utilizzati anche tubi molto più grandi. Hanno delle ottime caratteristiche, sono silenziosi, quindi non si sente il passaggio dell'acqua, sono resistenti alle temperature. Diciamo che l'unica accortezza che bisogna avere e hanno un basso costo. L'unica accortezza che bisogna avere con questi tubi qua è che devono essere puliti prima della saldatura. Che cosa significa? Che bisogna pulire per quanto riguarda il tubo, bisogna pulire la parte esterna, mentre per quanto riguarda i raccordi, io qui adesso ho portato vari raccordi che avevo a disposizione, tipo il raccordo dritto e la curva a gomito a 90 gradi e il T per sdoppiare il punto acqua desiderato. Per pulirli bisogna pulire con alcol, una pezza con un po' d'alcol, bisogna pulire la parte esterna del tubo e la parte interna del raccordo, in modo tale che la saldatura non avrà residui di polvere e quindi sarà uniforme per tutto quanto il diametro del tubo, sia l'interno che l'esterno. Se non si pulisce e rimane un residuo di polvere è un problema, perché al momento che noi andiamo a fare l'accoppiamento dei due tubi, non lo vediamo, sembra che la saldatura è perfetta, poi l'andiamo a inserire sotto traccia, andiamo a chiudere le tracce, finito il nostro impianto, e magari nel primo giorno della messa in prova, secondo, non ci dà problemi, una volta finito l'impianto e richiuso potrebbe cominciare a perdere. Quindi non sono proprio molto utilizzati con molta facilità questi tubi, perché comunque bisogna avere questa accuratezza. Per effettuare l'accoppiamento di questi tubi si utilizza questo attrezzo qui, che adesso diciamo, è inserito su un cavalletto, perché se sei da solo devi effettuare la saldatura del raccordo con il tubo, ti rimane molto difficile impugnarlo, perché questo strumento ha anche un'impugnatura, si può anche tirare fuori dal cavalletto nel caso in cui bisogna fare una saldatura direttamente sul muro, sul punto che magari è già fisso, e con l'altra mano si regge il raccordo. Ora vi spiego come funziona. Praticamente è composto da una piastra metallica, questa qui, con vari fori, dove a questi fori poi andranno avvitate le matrici che serviranno per fare la saldatura. A disposizione un termostato a rotella regolabile dai 0 gradi Celsius a 300 gradi Celsius. Io solitamente quando utilizzo questa macchina, questo strumento, prima di accendere l'interruttore imposto la temperatura a 300 gradi. Dopo, chiaramente questo ha due interruttori 0-1 che si accendono e le lucette, come potete vedere adesso, sono spente perché la temperatura è a 0. Al momento che io aumento la temperatura, perché è freddo, la metto a 300, capirò che la piastra del mio polifusore sarà a 300 gradi nel momento in cui le luci si spegneranno. Quindi, vabbè, quando avete finito poi lo spegnete, rimettete il termostato a zero e ci siamo. Adesso lo rimetto sul cavalletto e chiaramente prima di montare il tutto dovete scegliere le matrici. Se avete il tubo da 20 dovete mettere le matrici del tubo del 20, questo è chiaro, molto semplice. Allora, le matrici ci sono la matrice maschio e la matrice femmina. Come vedete, la matrice maschio ha questa curvatura sporgente e la matrice femmina è più grande e ha il diametro della sede più grande rispetto a quest'altro. Allora, qui andrà inserito il tubo da saldare, mentre qui andrà inserito il raccordo. E saranno unite da questa vite da 8 che ha a disposizione per avvitarla una chiave esagonale da 6. Quindi si inserisce la vite all'interno del raccordo maschio, cioè della matrice maschio,
e si va a inserire in uno dei tre buchi della piastra. In questo caso io utilizzo il primo perché mi, mi rimane più comodo. E una volta inserito la vite con la prima matrice, quest'altra matrice, quella femmina, questa qui femmina, dietro ha una filettatura da 8, quindi basterà avvicinare alla piastra la nostra matrice e avvitarla in senso orario fino al momento in cui la sentiremo serrata. Per dare un'ulteriore stretta ed avere quindi una maggiore sicurezza, con la chiave da 6 esagonale si inserirà nell'apposito dado e si reggerà con una mano e si stringerà giusto un pochino. Eccolo qua. Adesso siamo sicuri che la nostra matrice, le nostre matrici sono fissate alla piastra. E quindi, prima di farvi vedere la prova, io ci tenevo a dirvi che prima di accendere questa macchina è molto importante che voi abbiate a disposizione dei guanti di protezione, tipo questi qua. Se avete quelli in cuoio vanno bene, non vanno bene quelli in lattice. Quindi procuratevi dei guanti, perché la piastra a 300 gradi, se la toccate anche con i guanti, comunque sia è molto rischioso, però senza guanti vi assicuro che non è un'esperienza piacevole. Quindi mi raccomando, la sicurezza al primo posto, utilizzate tutti i DPI che servono per fare il lavoro e già siete a metà dell'opera. Quindi, allora signori, come vi ho detto poco fa, ho aspettato che la mia piastra diventasse calda, ho impostato il termostato a 300 gradi e adesso vi farò vedere come si effettua la saldatura. Questa è un'operazione molto ma molto pericolosa, quindi fate molto attenzione quando fate questo lavoro, perché se toccate la piastra a mani nude è un'esperienza molto brutta e pericolosa. Quindi mi raccomando, utilizzate dei guanti di protezione, cercate di stabilizzare il più possibile. Adesso io ci metterò una prolunga, o meglio, si potrebbe anche modificare il cavalletto, questo è quello che ho in dotazione. Siccome io questo sistema l'ho utilizzato soltanto 4-5 volte, perché poi sono passato al multistrato, però rispetto al multistrato chiaramente questo ha molto meno costi. C'ha meno costi, però comunque sia ha queste particolarità, quindi fate molta attenzione. Allora, per prima cosa andrò a mettermi i guanti di protezione. Chiaramente diamo per scontato che ho già pulito il mio tubo all'esterno con lo straccetto con l'alcol e il mio raccordo adesso già è pulito, però facciamo finta che sto in cantiere. Quindi pulisco il raccordo all'interno e il tubo all'esterno. Quindi andremo a mettere il polifusore nella parte più esterna da noi e allo stesso tempo, quando andremo ad inserire il raccordo all'interno della matrice e il tubo all'interno della matrice, dobbiamo fare una controforza in modo tale da equilibrare la forza e non far muovere lo strumento. In questo modo qua, attenzione, mettete sempre le mani all'esterno e piano piano spingete fino a quando arrivate in battuta, in questo modo qua. Una volta arrivati in battuta, tirate sempre all'esterno con molta calma. Allora, il nostro raccordo lo reggiamo e facciamo uscire il tubo. Io ho aspettato circa 6-7 secondi in questo modo qua. Dopo faremo forza tra il raccordo e il tubo fino a quando aspetteremo 6-7 secondi, quando vedremo che la plastica comincerà a raffreddarsi, lo teniamo un po' fermo, potremo anche lasciarlo. E questo è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che possa tornarvi utile, perché comunque è un argomento molto molto importante questo dell'idraulica, però spero che possa tornarvi utile e vi mando un abbraccio e ci sentiamo.